Quando era? 15 ottobre. 15 ottobre con il sindaco di Montiero, con il presidente Borgna e con tanti di voi che erano qua, proprio in questo punto preciso. Poi avevamo fatto la riunione in comune per approfondire le tematiche relative al ponte mancante che c'è alle nostre spalle. In quella sede avevamo preso un impegno che era un impegno importante, cioè sia Federico che io, di riuscire nell'ambito di questo mandato elettorale, anche il sindaco peraltro, a realizzare quest'opera che è alle nostre spalle, che manca da troppo tempo e per il quale era necessario uno stanziamento importante, ma neanche così impossibile, che però andava a inserirsi in tutta una serie di interventi che erano necessari per la nostra provincia, per i quali la provincia di Cuneo, quindi l'ente, poi Federico ci spiegherà meglio, aveva già attivato tutte le progettazioni, cioè il territorio come sempre sia a livello provinciale che regionale che comunale aveva fatto tutto quello che doveva fare, mancava il tassello romano. Tassello romano che era all'interno di un decreto che doveva essere stanziato, che all'inizio prevedeva di unire le opere sia degli enti che quelle di ANAS, che era il grosso problema che fino alla fine noi avevamo timore si verificasse, per dire dividere le poche risorse su un numero molto alto di interventi e quindi poi far saltare alcuni di quelli che per noi erano più necessari. Su questo abbiamo fatto una pressione a tenaglia, una mossa a tenaglia della provincia e della regione, anche Marco Perosino come senatore, ma anche a scavalco prima come delegato della provincia, ruolo che adesso hanno i consiglieri provinciali che sono qui presenti. Siamo riusciti a far sì che la parte di ANAS, dei ponti di ANAS venisse tolta, che il decreto finalmente diventasse esecutivo e oggi possiamo dire che abbiamo mantenuto un impegno. Dal momento che mantenere gli impegni per chi come noi cerca di far politica onestamente, mettendoci la faccia in contatto con le persone, credo che sia un motivo di grande soddisfazione, sia anche uno dei motivi per cui c'è un sole bellissimo e una giornata bellissima, mentre l'altra volta non era così bello quando siamo venuti qua. Per scendere nel dettaglio, oggi abbiamo insieme al sindaco di Montiero, abbiamo voluto tornare qua, perché bisogna tornare sul posto e metterci sempre la faccia, per dare questa comunicazione ufficiale, già stata anticipata dai giornali, ma questo momento simbolico per noi era importante. E abbiamo con Federico voluto invitare tutti i sindaci della provincia Granda che insieme a Montiero riceveranno queste risorse per mettere in sicurezza o per realizzare le loro nuove opere. Abbiamo scelto Montiero perché era un simbolo delle difficoltà, della burocrazia, della lentezza, di tutti i problemi che abbiamo nel nostro paese, perché insieme alla provincia noi stiamo lavorando per completare le cose che abbiamo ereditato incomplete, diciamo la molto chiaro. Che si parli dell'Asticuneo, che si parli del Tenda, che si parli della strada dell'ospedale e dell'ospedale di Verduno, che si parla di tante opere che purtroppo nella nostra provincia danno l'idea di una provincia che è il contrario di quello che realmente è. Noi siamo gente pratica che inizia le cose e le finisce e quindi non possiamo permetterci di avere sul territorio queste ferite. Le risorse complessive sono 45 milioni di euro, di questi 45 milioni di euro 25 sono destinati a nuove realizzazioni, quindi a nuovi ponti come quello alle nostre spalle e altri 20 milioni alla messa in sicurezza di ponti esistenti. In particolare gli stanziamenti più grandi sono quelli che avevano anche più acqua però qualche settimana fa, sono i 18 milioni per il comune di Cardè, i 4 milioni per il comune di Montiero, i 3 milioni per il comune di Clavesana, gli 11 milioni per il viadotto Soleri a Cuneo che è una messa in sicurezza, i 3 milioni per Pollenzo, il ponte di Pollenzo che è una messa in sicurezza, i 3 milioni e 2 per Neive che è una messa in sicurezza, i 2 milioni per Borgo e il milione per Montà. Quindi vuoi di pelle sei tu e 1 milione per Montaldo Roero. Quindi questo è lo stanziamento complessivo. Da adesso i soldi ci sono, quindi vuol dire che non ci sono più incertezze. Voglio ringraziare i sindaci per la tenacia e per averci dato fiducia.
Federico e tutta la sua giunta provinciale per aver fatto tutto quello che c'era da fare nei tempi giusti, cioè progettazioni esecutive in modo da poter partire, e adesso andiamo avanti con la fase esecutiva. A te Federico. Grazie Alberto.